Ciao Angela, Ciao Paolo. Angela Odorizzi, fisioterapista e Kinesthetic Peer Tutor presso la RSA di Via Veneto, che fa parte del gruppo SPACE. Intanto Angela, come stai? Bene, grazie. Vedo che hai una bella coreografia dietro di te, quei palloncini sono bellissimi. Sì, è una coreografia che ci è stata regalata dal parente di nostro ospite che ci ha regalato per Pasqua. Devo dire che tanti hanno fatto un sacco di regali ci coccolano tanti parenti e uno di questi ha mandato dei palloncini colorati che sono stati abbondantissimi, portati in tutti i piani, in tutte le salette comuni e rallegrano veramente il clima. E Ah, sono notati da tutti gli ospiti perché sono così evidenti, insomma. Angela, com'è la situazione nella vostra struttura in questo momento? Ma la situazione è buona e incrociamo le dita che prosegua così, dal punto di vista sanitario è buonissima per adesso. E ecco, anche nel clima, nel gruppo, c'è un bel clima, c'è veramente una bella lavoro in equipe. Oltre il dovere professionale, ho visto tantissime persone tirar fuori tante risorse di sé che hanno aiutato molto a far vivere un clima sereno ai nostri ospiti. Quindi questo significa che in questo momento voi non avete nessun ospite, diciamo, contagiato e nessun operatore contagiato, quindi tutti stanno bene. Esattamente, esattamente, Bene. esattamente. Siete particolarmente fortunati o ci avete messo del vostro? Ma io penso un po' a entrambe le cose, perché è indubbio che questo virus così poco conosciuto, insomma, abbiamo avuto una dose di fortuna. Devo dire che c'è stato un lavoro da subito molto fermo, deciso, e parlo anche della nostra direzione, che ci ha permesso di partire con delle sicurezze da subito, sicurezze prima di tutto per i nostri ospiti e anche per noi, insomma. Io voglio pensare che sia un misto di queste cose, ecco. Sì, credo anch'io che è un misto di tutte e due. Quindi voi avete chiuso fin da subito la vostra struttura per tutti i parenti? Da subitissimo, quando ancora c'erano dei dubbi, insomma, la direzione nostra ha deciso di chiudere e penso che abbia fatto la cosa giusta, insomma, alla fine dei fatti penso che proprio sia stato così. Angela, tu sei fisioterapista e sei, come ho detto all'inizio, sei anche Kinesthetic Peer Tutor. Volevo chiederti com'è cambiato il tuo modo di lavorare come fisioterapista dopo la formazione di Peer Tutor? Cioè, cosa ti ha dato professionalmente questa formazione? Ma come peer tutor già ci siamo resi conto che il nostro lavoro non doveva, già all'inizio del Kinesthetic, non poteva, noi fisioterapisti non potevamo rimanere nella nostra palestra e il nostro lavoro si è spostato in altri ambiti, in collaborazione, quindi nei piani, nelle stanze, in collaborazione con gli operatori o gli infermieri o gli animatori. E questa cosa quindi c'era già da un po' di tempo, no? Con l'avvento di questo virus ci ha trovati già in uno spostamento al di fuori della nostra palestra. Noi praticamente, come è arrivato il virus, abbiamo chiuso le palestre Ah, perché giusto. erano un ambiente dove c'erano persone dei vari piani, diventava un ambiente misto, un po' troppo affollato. Abbiamo dovuto salire noi ai piani con determinati criteri di precauzione, quindi dividerci, per esempio, siamo in due colleghe, io su due piani, Lisa sugli altri due, in modo da non fare. Scusa, se ti interrompo, come sta Lisa? Bene, bene, bene anche lei, molto attiva. Sì. Benissimo. Scusa. No, dicevo che ci siamo dovute dividere e lavorare su piani, io due piani, lei gli altri due per una settimana, in modo da non cambiare troppo, ecco, sempre per le regole della precauzione. E comunque il nostro lavoro adesso è tutto fuori dalla palestra. Per certi aspetti, ha aspetti positivi anche questo, continuare quel percorso del seguirli nella vita quotidiana e vedere
lì lo stimolare il movimento nei diversi momenti quotidiani e insieme agli operatori, e questo era già un cammino che avevamo iniziato e lo confermiamo, ecco, lo proseguiamo. Ma certo, quindi diciamo la kinestetica era stata proprio l'idea di creare questa base culturale comune, questo linguaggio comune tra operatori e voi fisioterapisti, e proprio in questo momento questo concetto, questa idea ritorna molto utile. Sì, infatti da quel punto di vista ci ha trovati pronti, ecco, nella sfortuna del virus. Poi facciamo delle attività varie ai piani, facciamo anche le fisioterapiste, perché la ginnastica di gruppo ce la ricaviamo, diventa un momento anche di animazione, oppure l'attenzione al mantenere la forza muscolare, abbiamo portato su cicloergometri nei piani, o il mantenimento del cammino, quindi le camminate, ecco, facciamo quello che è possibile. Sì, certo, l'esigenza degli anziani di doversi muovere in questo periodo non è che è cambiato, l'esigenza rimane sempre, solo che bisogna organizzarsi in maniera diversa per farlo. Poi noi adesso abbiamo anche la fortuna che abbiamo un giardino e pian pianino, adesso che è bello, infatti vengo da una riunione dove si decideva, sempre insieme alle animatrici, quando, come, insieme o da soli o solo per piani, portare questi nostri ospiti in giardino, che è già una bella ricchezza, insomma. Angela, com'è visto gli anziani? Com'è che l'hanno presa all'inizio gli anziani quando avete chiuso la casa? E come la vivono questa situazione? Ma allora, ci sono gli anziani che hanno livelli di coscienza diversi, diciamo, livelli di percezione diverso, per cui c'è l'anziano che percepisce, ne parla sin dall'inizio, vivendo tutte le fasi, penso che abbiamo vissuto anche noi, di shock, di paura, di tristezza per la lontananza dei parenti o per la durata di questa situazione, e invece abbiamo ospiti un po' meno coscienti o che esprimono meno, a cui però noi dobbiamo stare attenti, che ci accorgiamo che magari per qualche giorno mangia un po' meno, oppure che non, alla proposta ti faccio camminare per un paio di giorni mi dice no, mi accorgo che è perché è un po' più triste. Questi cambiamenti ci sono, perché è inutile, cioè queste ripercussioni su di loro ci sono. E sì, noi facciamo anche noi. Certo. Dopo sta nel lavoro dell'equipe, e qui metto dentro veramente tutti, dal nostro direttore alle animatrici, a tutti, che cercano un pochino di farla pesare meno, che cercano di mantenere i contatti con i familiari, telefono, videochiamate WhatsApp, Skype, chi più ne ha più ne metta. Ma chi si occupa di questo principalmente? Allora, siccome noi all'inizio ci sono mancate un po' le animatrici per varie problematiche, per alcuni giorni non c'erano, quindi direttore, un po' Lisa lo faceva, la mia collega, poi adesso le animatrici, anche direttore, ma qualche volta capita anche a noi, che ne so, pazienti che magari hanno più problematiche motorie, per cui magari qualche parente ci chiama per avere notizie, ecco. O il medico, l'infermiere, ecco, è vario. Però la regia adesso penso che sia più delle animatrici e del direttore di mantenere i contatti con i pazienti, singolarmente ogni ospite col proprio parente. Poi il direttore giornalmente aggiorna tutti i parenti, mandandogli una mail, giornalmente gli manda mail e anche foto, credo, cose di questo genere. Angelo, volevo chiederti una cosa. Qui adesso, sai, per questa storia del coronavirus si parla tantissimo di distanziamento, no? Si dice che uno dei modi migliori per prevenire il contagio è di stare distanti dalle persone, no? Si parla di chi dice un metro, chi un metro e mezzo, chi addirittura due metri. Noi però abbiamo una professione che è proprio il contrario, in cui la vicinanza e il contatto è fondamentale. E quindi volevo chiederti, come hai vissuto questa parte, soprattutto nella prima fase, dove tutto sommato forse c'era anche un'incertezza, magari con qualche ospite che, non so, magari aveva la febbre e bisogna comunque sostenerlo, però c'è questo aspetto un po' della paura, sia di contagiarlo che di essere contagiato. Allora, io personalmente
Penso che la fermezza un po' della coordinatrice Marta, direttore, che all'inizio sono stati così decisi anche nel supportarci e nel prendere delle decisioni importanti, come dici tu, la chiusura della struttura agli esterni o nel fornirci quanto più in breve tempo possibile dei DPI appropriati, che sono mascherine, guanti, quello che era necessario. Ci ha aiutati. Poi è vero, quando ci sono le febbri ti interroghi un pochino, però nel momento io ho visto che ci sono stati un paio di casi di cui c'era il sospetto, ma in un batter d'occhio è stata allestita la zona isolata con i DPI adatti, quindi la visiera, gli occhiali da visiera, la mascherina FP2, il camice, tutto quanto, e l'area isolata. In un attimo è stata veramente velocissima e decisa questa cosa, per cui le procedure sono state molto, molto efficaci. Poi alla fine si è smontato tutto perché i casi sono stati negativi, non c'è stato nessuno che ha avuto niente. Però vedere con quanta velocità e con quanta sicurezza e con quanta meticolosità questo era stato allestito, a me personalmente ha dato. Poi in quell'area ci sono proprio entrata anch'io, perché lì si entrava solo se c'erano necessità, c'erano due operatori predisposti e basta. Però casuale, bolle che un paziente è caduto, si è fratturato un femore, quindi poi è stato in ospedale, è tornato velocissimo, c'è stato bisogno della fisioterapista. Quindi sono andata anch'io, mi sono bardata completamente, però a quel punto veramente avevo capito che era meticolosa la cosa e mi sentivo abbastanza sicura. Come ci si può sentire in questo periodo dove le sicurezze non possono mai essere 100% per nessuno, penso. Certo, però diciamo che protocolli chiari, delle strategie chiare danno sicurezza agli operatori. Sì, comunque anche la motivazione al nostro lavoro che va al di là del professionale, io vedo che tanti hanno messo il cuore nel proprio lavoro e questo ci supporta quando hai delle insicurezze, perché metti davanti anche un po' il cuore in quello che fai, perché se dovessi farti travolgere dalle insicurezze e dalle paure, a volte, insomma, sarebbe veramente difficile, ecco. Come fate praticamente, ad esempio, le riunioni di team? Le fate? Riuscite a fare le consegne? Com'è, diciamo, la vita giornaliera di un reparto in quarantena? Ora, per venire alle note pratiche, le consegne vengono fatte dove prima c'era una sala comune, il salone dove si radunavano tutti gli ospiti, che adesso non possono più utilizzare gli ospiti perché è fuori dal loro piano. Quel salone enorme viene utilizzato per le consegne, quindi noi stiamo a 2-3 metri ciascuno e le consegne vengono fatte lo stesso. È buona cosa perché c'è sempre bisogno, comunque, maggior ragione di comunicarci come stanno andando le cose al di là delle consegne proprio. E poi il rapporto con gli operatori, io direi che ai piani per me è migliorato, nel senso che veramente vedo un gruppo di operatori che lavora bene, che lavora mettendoci tantissimo e io ci sto volentieri con loro. Non è sempre tutto facile, perché rimanere sempre allo stesso piano è stressante per gli ospiti, cioè aver limitato il movimento è un po' impegnativo per tutti. Però il vedere come lo sforzo è reciproco e aiutarci l'un l'altro per me è splendido. Penso che questo dovremmo portarcelo via e ricordarcelo. Tutti stanno iniziando a pensare a questa fase 2, che ci dovrà essere anche prima o poi una fase 2 per le vostre RSA. Se ne state già parlando? Avete un'idea? Ma io so che per il direttore sta diventando un tema, però è ventilato nell'aria che per le RSA questa fase sia da Studiare bene. considerare con molta, molta, molta cautela per la fragilità degli ospiti che ci sono. Io altro non posso dirti, ma penso che sia più delicata che in altre strutture, proprio perché sono più fragili, ecco. Diciamo che è una fase, credo, che bisogna preparare molto bene. Molto bene, e anche penso preparare bene il tempo della partenza di questa cosa. Volevo chiederti, tu diciamo, dal punto di vista professionale, cosa hai imparato da questa situazione, da questa emergenza? Dal punto di vista professionale, che appunto non, non
è importantissimo il lavoro fatto in equipe, era una cosa che già era per me una riscoperta, perché posso dire che l'ho sempre sognato da quando ho iniziato a lavorare e lo vedo arricchirsi man mano, te l'avevo già detto in precedenza durante i corsi, e in questa evenienza appunto non negativa assolutamente, ho visto comunque crescere la nostra capacità di lavorare in equipe e la voglia da parte di tanti, di quasi tutti insomma, perché voglio dire momenti di fragilità ce li abbiamo tutti, però c'è questa voglia di lavorare veramente bene in equipe. Questa è la cosa più bella che mi è successa in questo periodo. Hai un qualche aneddoto da raccontare, una piccola bella storiella che vi è successo, qualcosa che così che ti ha particolarmente colpito in questi in questo mese? Dicevo prima che ci sono gli ospiti che sanno comunicare diversamente, e il fatto di vederci con le mascherine, noi abbiamo dato per scontato che quelli che ci capivano potevamo spiegarglielo a voce, no? E era spiegata e punto. Poi invece quelli che non capivano non ci rendevamo conto dell'impatto che aveva questa cosa qua. L'altro giorno, dopo un mese di mascherine, un signore mi dice, guardandomi negli occhi triste, mi fa: ma è tanto che non ti vedo. E io dico: ma come? Mi hai vista anche ieri? E poi questo signore, non riuscendo a esprimerci, mi parlava di specchio per vedersi bene, e io ho capito che intendeva che era tanto che non mi vedeva completamente senza la mascherina. Allora mi sono allontanata un po', ho tirato giù la mascherina, gli ho mandato un bacio e si è messo a sorridere. Insomma, tante volte non ci rendiamo conto magari anche di piccole cose che loro ci comunicano. Io però penso che comunque sì, anche gli operatori e anche gli infermieri stanno facendo molta attenzione anche a questa comunicazione. Però con questo signore è stato proprio veramente molto, molto chiara questa cosa. Mi ha fatto pensare. Tu, Angela, e personalmente come la vivi questo periodo? Personalmente sono appunto ben caricata al lavoro, molto attive. E certo che la fatica di star dietro a procedure diverse, attenzioni diverse, è una fatica che penso che si accumuli un po' alla volta e si sentirà, insomma, dovremo arrivare a poter smaltire queste nostre stanchezze, io dico mia, ma anche di tutti gli altri operatori, insomma, perché adesso ci hanno bloccato comunque doverosamente tutte le ferie e penso che arriverà un momento che c'è bisogno proprio di fermarsi. Sì. Poi al di fuori ciascuno vive anche la propria responsabilità verso la propria famiglia o parenti che non si possono vedere, perché anch'io ho genitori anziani tanto quanto gli ospiti e da un mese e mezzo non li vedo se non utilizzando Skype o WhatsApp, quindi ecco, sono tranquilla perché finora è andato tutto bene, sì. Ma non si può dire che non c'è una certa, non so, livello di alto della guardia, lo sento, comporta anche uno sforzo. Tu, Angela, tanto sono molto contento di vederti che stai bene, sono contento di vedere che la vostra struttura se la sta cavando egregiamente. Vuoi ancora aggiungere qualcosa come pensiero finale di questa nostra chiacchierata? Non lo so, mi viene da pensare che comunque anche nel piccolo qua, nella nostra struttura, è vero che in queste situazioni tante volte ci si mette anche a disposizione, si tira fuori anche il proprio senso di solidarietà, per cui non lo so, lo vedo qua, lo vedo in famiglia, che è anche bello trovarsi gli adolescenti, i ragazzi che sono abituati a star fuori casa, di botto, sempre in casa, sono dinamiche che possono essere pesanti, ma se invece vissute meglio possono essere arricchenti. Certo, sì, anche io sto facendo questa esperienza da un mese, però devo dire che è anche una bella esperienza, è anche un bel momento, forse visto da un certo punto di vista. Angela, guarda, un abbraccio grande, salutami la Marta, saluta la Lisa, salutami il direttore, salutami tutti gli operatori con cui ci siamo mossi assieme, e non vedo l'ora di venirvi a trovare. Sicuramente, loro ti salutano tanto, grazie. Tante, grazie Angela. Ciao Paolo.